Nulla si crea né si distrugge, tutto si trasforma, recita così un adagio abusato e ormai retorico che l'artista Giovanna Giachetti, in mostra fino al 5 dicembre a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio, riesce a declinare lungo coordinate innovative del tutto personali, proponendo Se questo vale, un viaggio lungo la materia che nobilita ciò che normalmente viene gettato via. In realtà davvero destinati allo scarto, che però attraverso la sua sapiente manualità, ma soprattutto attraverso le intuizioni sue come artista, rinascono a nuova vita. Tra questi materiali ci sono anche le fibre tessili, ci sono anche i tessuti, e questo naturalmente a Busto Arsizio significa molto. Significa riaffermare il linguaggio potente dell'arte nell'ambito tessile, e quindi la fiber art. In mostra troviamo la potenza della natura e il nostro rapporto con essa, ma anche la femminilità tradotta e interpretata in diverse rappresentazioni. Materia prima delle opere, del materiale riciclato che normalmente usiamo e snobbiamo e che invece qui viene valorizzato e sublimato in un linguaggio che ne rielabora la ricchezza intrinseca. Tessuti di plastica che vengono adoperati nel mondo del giardinaggio, che normalmente non vengono mai considerati se non come robaccia utile solo a ombreggiare o piuttosto a separare il vicino perché non ti veda troppo, cosa anche concetto molto brutto tra l'altro, e invece io lo recupero e gli do un'altra visibilità e cerco di arricchirlo e di renderlo meraviglioso. Ed è un modo di dire, le cose che apparentemente o non si vedono oppure sono considerate brutte, invece se le guardiamo con un altro punto di vista, sotto un altro punto di vista, o allarghiamo l'attenzione sopra, focus sopra, scopriamo dei mondi bellissimi, troviamo delle ricchezze incredibili.